Oggetto numero 2, risponde sempre l'assessore Melasecche, interroga Meloni e replica poi il consigliere Bori. Taglio risorse al trasporto pubblico locale, intendimenti della giunta regionale al riguardo, interroga la consigliera Meloni, prego. Grazie Presidente, ma certo oggi è il 21 di giugno e la nostra interrogazione è del 27 di maggio. Praticamente noi abbiamo già tutte le risposte in merito a quanto avevamo ipotizzato e richiesto nella nostra interrogazione. È passato un mese e le risposte ci sono arrivate dal piano di rimodulazione e riduzione dei servizi del PPL dell'Umbria. La settimana scorsa, durante i nostri interventi in aula, avevamo ribadito come, senza che poi ci venga propinato, già lo metto come presenza, il ricorso e il ricordo del passato e di quello che è stato, da oggi ci aspettiamo anche nelle risposte ai question time che magari si analizzi la situazione attuale e ci si dica cosa si vuole fare per il futuro. La nostra preoccupazione che avevamo appreso già dal mese di aprile in merito al trasporto pubblico locale riguardava proprio i tagli che sarebbero dovuti avvenire da giugno 2022. Tagli che sostanzialmente avevano ovviamente allertato non solo le associazioni sindacali ma anche noi e anche la popolazione dell'Umbria e che sarebbero ammontati a 3,5 milioni. Ora, ovviamente noi avevamo appreso sempre che questi tagli sarebbero avvenuti nei mesi estivi, come solitamente accade quando si pensa che le scuole sono chiuse e quindi c'è anche meno necessità. Però ovviamente i tagli poi hanno delle ricadute che non sono solo nell'immediato, ma anche nel breve e lungo periodo. Ora, il nuovo piano di rimodulazione e riduzione dei servizi che è datato 14 giugno 2022, anche la nota che è stata inviata alla Regione, sostanzialmente ci porta nella ridistribuzione dei tagli ad un totale circa appunto di 3,5 milioni. E sostanzialmente a dei tagli che impattano negativamente su quelli che sono i servizi dei cittadini e ai cittadini, soprattutto perché in molti territori anche le corse e i servizi vengono tagliati fino al 50% anche. Io penso che quando si parla di trasporto pubblico locale bisogna non solo guardare il risparmio e i tagli che si possono fare, ma soprattutto i bisogni e i servizi dei cittadini. Noi sappiamo che l'Umbria, l'abbiamo già detto più volte, è una regione costituita da 92 comuni, di cui 60 sono sotto i 5.000 abitanti. Molti, la nostra conformazione territoriale è tale che spesso abbiamo dei comuni lontani dai centri di servizi principali e quindi soprattutto in un momento in cui, e lo ripetiamo tutti sempre in quest'aula, c'è un rincaro dell'energia e di tutto quello che comporta anche il doversi spostare autonomamente come privati, tanto più è giusto garantire come diritto proprio alla mobilità e quindi anche alla libertà di movimento e quindi anche a poter accedere a tutte le necessità che un cittadino può avere, che sono quelle del lavoro, quindi dell'accessibilità al lavoro, ma anche quelle dell'accessibilità alla sanità, perché partire da Norcia o da Assisi o da altri luoghi e recarsi magari a Perugia senza le corse spesso è molto complicato. Allora, rispetto a tutto ciò, prendendo atto che forse tutto questo è già avvenuto, quindi oggi forse le risposte saranno per il futuro, e considerando anche che siamo alle porte di un periodo che è quello di maggiore turismo per la nostra regione e mi sembra che se i dati sono giusti ci sarà una grande affluenza in Umbria anche quest'anno come ci auguriamo e come anche è andata nella direzione degli spot e della promozione che è stato fatto dell'Umbria in questo periodo, non ci può essere una contrapposizione tra spingere la promozione turistica dell'Umbria e poi togliere i servizi, perché anche per i turisti spesso è difficile spostarsi in Umbria. E quindi questo si sposa male anche con quello che è il rilancio turistico della nostra regione post-pandemico, soprattutto perché parliamo di borghi e parliamo di luoghi che spesso sono isolati ai più. Quindi noi ci aspettiamo una programmazione fatta con accuratezza, proprio per non creare ulteriore danno all'economia dei nostri territori.
Allora, noi che cosa chiedevamo il 27 di maggio? Chiedevamo che cosa la Giunta regionale intendesse fare nell'ambito del miglioramento dei servizi al trasporto pubblico locale. Pare che dal piano c'è solo un peggioramento, perché per me già solo il taglio dei servizi significa peggiorare la qualità della vita dei cittadini e anche dei turisti, specialmente in un periodo in cui in Umbria c'è il picco più alto, che è quello che va da giugno fino a settembre. Volevamo sapere anche quali sono gli aspetti della diminuzione delle risorse destinate al trasporto pubblico locale, così come riportato dagli organi di stampa e anche dall'esito degli incontri che sono avvenuti nel tempo sia con i lavoratori ma anche con i sindacati, ma anche questo è abbastanza superato dai fatti. E per conoscere gli aspetti anche inerenti alla gara di assegnazione dei servizi, anche nel dettaglio se si parla di gara unica oppure di lotti separati. Noi su questo, come Partito Democratico, come minoranza, ci eravamo già espressi con comunicati e anche con un'altra interrogazione che avevamo fatto un po' di tempo fa. Quindi sappiamo che c'è questo tema, è un tema caldo, è uno dei temi che noi stiamo portando all'attenzione della Giunta da un po' di tempo, perché attiene non solo alla sfera del trasporto pubblico ma anche a quella dei diritti dei cittadini, che dovrebbero avere tutti la stessa dignità e soprattutto la stessa possibilità di accedere ai servizi, qualche volta anche alle cure quando si arriva da molto lontano, visto che nei territori ci sono notevoli difficoltà anche su quello. E quindi noi oggi ci aspetteremmo, insomma, anche una spiegazione rispetto a quella che è la rimodulazione dei servizi. Grazie. Prego, assessore Melasecche. Chiedo cortesemente anch'io 5 minuti in più, perché le risposte così complesse che non... Dunque, i tempi della risposta. Consigliera, stavo male, avevo il Covid. Se lei pensa che io possa librarmi dalla finestra di casa e precipitarmi in consiglio regionale con la febbre, eccetera, e purtroppo lo sapeva, lo sa, quindi è inutile polemizzare su questioni, anche perché parliamo dopo un mese. Qui, primo, dunque, lei dice che non bisogna parlare del passato. Io, se il passato fosse con una linea retta e chiara, il passato purtroppo ci ha portato, cara consigliera, a una situazione drammatica, perché la verità è che le giunte precedenti hanno privatizzato un servizio pubblico, voi lo avete privatizzato. Questo è il problema grave, per cui oggi noi ci troviamo, per ogni provvedimento che dobbiamo prendere, dobbiamo trattare con un privato, impresa privata, con tutto quello che ne consegue. Ai tempi che furono, quando c'erano 4 società di trasporto, si allungavano i tragitti, si aumentavano gli autobus, si faceva quello che il sindaco chiedeva. Oggi non è più possibile. Lei, la prego di studiare bene l'argomento, perché le assicuro che è molto complicato. Veniamo al dunque. Nell'estate del 2019, forse lei se l'è scordata, ma la Giunta Marini ebbe una sollevazione popolare perché fece un taglio nei 3 mesi estivi che era assolutamente non minimamente. Scusi, a lei dà fastidio che io le dica la verità? Scusate, per favore. Se vuole io mi interrompo. Prego, assessore, continui. Per favore. Se non le piace la risposta. Consigliere, lì ha la possibilità di parlare all'assessore. Scusi, Io non l'ho interrotta. Per favore. Non l'ho interrotta. Grazie. Ripeto, la Giunta Marini nell'estate del 2019 ha fatto tagli draconiani, drammatici, perché non sapeva più come andare avanti, perché aveva decine e decine di milioni di debiti che noi abbiamo saldato, abbiamo pagato noi 23 milioni di debiti pregressi, questo a fine 2019, primi 2020, che voi avevate lasciato. Quindi la situazione è difficile. Ma le dico di più, una cosa che lei non sa probabilmente, e questa è una cosa grave, la legge 37, io la invito a leggerla, voluta dal Partito Democratico e dalle precedenti giunte. Lei non è del Partito Democratico, va bene, ne prendiamo atto, mi faccia parlare, lo so che le dà fastidio la verità. Cosa ha fatto? Ha tagliato totalmente i trasporti per i comuni sotto i 12.000 abitanti. La cosa è di una gravità unica,
E è bene che tutti gli umbri ne prendano atto e si rendano conto. Legga la legge 37. Non l'avete mai applicata. È una legge della regione. Per cui noi oggi stiamo con fatica enorme, enorme, mediando e cercando di rimediare a vostre decisioni. Quelli che lei chiama tagli, sa cosa sono? Io la invito a leggere, a studiare l'algoritmo previsto dal piano dei trasporti vigente che voi avete voluto. Quell'algoritmo prevede che alcuni comuni, lo dice in maniera chiara, hanno avuto fino ad oggi risorse ingenti a carico di altri comuni che hanno avuto molte di meno. Ci sono comuni che hanno, a parità di territorio, a parità di popolazione, il doppio del Fondo Nazionale Trasporti. E qui interessa centrodestra, centrosinistra, cioè non c'è colore politico, cioè noi abbiamo ereditato uno storico irrazionale, per cui non si capisce se erano gli assessori dell'epoca che facevano il favore all'amico sindaco, una confusione totale. Noi, nella revisione di cui lei sta parlando, lotta agli sprechi, stiamo esattamente applicando, ascolti bene, l'algoritmo che voi avete voluto, che indubbiamente riporta ad obiettività parziale, con tutte le modulazioni che potremo fare. Per cui noi stiamo oggi cercando di evitare il dramma dei tagli che voi avete previsto. Stiamo cercando di rimodulare di triennio in triennio nel corso dei 9 anni che varrà la prossima gara. E perché noi andiamo a gara oggi? Perché? Perché altrimenti noi dovremmo pagare tutti gli umbri altri 5 milioni di penale, oltre i 6 milioni di penale che stiamo già pagando per le vostre responsabilità precedenti. Questa è la pura realtà. Quindi stiamo facendo i salti mortali. Fateci delle proposte, fatecele. Noi siamo qui ad ascoltare. Stiamo facendo l'impossibile. Quindi stiamo accompagnando questo processo. Non è vero che l'abbiamo detto oggi. La invito ad andare in emeroteca, a leggersi i comunicati stampa. Ce ne sono a decine e decine. Dal 2020 è stato sospeso tutto causa Covid, ma già di questi temi se ne parlava, c'è tutta una corrispondenza con Busitalia, ci vedemmo con i sindacati, 2 anni congelati completamente, oggi abbiamo la necessità di fare cosa? Primo, non sono 3,5 milioni, chiuso, sono 2,8 milioni. Perché? Perché 700.000 euro li abbiamo già risparmiati, e sa perché? Forse le dà fastidio, perché pagavamo troppo a Busitalia, che cosa? I servizi sostitutivi del ferro, pagavamo il doppio, il triplo del resto dei servizi su gomma, e non è possibile regalare denaro pubblico in quel modo. Quindi 700.000 euro li abbiamo già messi in cassa per il risparmio doveroso di pubblici amministratori seri. Quindi il tema è 2,8 milioni. 1,8 milioni, glielo ricordo, è relativo alla delibera sulla transazione in merito alla 1345 che la Giunta Marini elargì a Busitalia, non in seguito a un maggior servizio, ma in quanto, non avendo mai fatto la gara fino ad oggi, le amministrazioni che fanno riferimento a lei. Noi, questa è la cosa grave, l'atto d'obbligo consente all'amministrazione pubblica di imporre il servizio, consente all'aggiudicatario di trattare sul prezzo chiedendo quello che vuole con un piano economico finanziario. Questa è la ragione per la quale venne deliberata la 1345 e oggi, dopo un contenzioso, stiamo chiudendo, legga la delibera, guadagnando la regione 4 milioni e evitiamo di spendere soldi inutilmente, e ci chiede Busitalia di andare a ridurre di pari importo 1.800.000 euro l'anno, per cui di fatto quei 3,5 di cui parla lei, che sono 2,8 meno 1,8,
il vantaggio per il bilancio della regione è di soli 8-900 mila euro. E perché li spalmiamo su 7 mesi e non 3? Esattamente per la ragione di cui parlava lei, per evitare di fare l'errore della Marini di caricare su soli 3 mesi della riduzione, rimodulazione, che può essere troppo pesante. Questo però, io l'assicuro, tenendo ben conto l'algoritmo che voi avete approvato, voi lo avete approvato. Se poi vuole informazioni, io gliele fornisco in separata serie, perché ovviamente non è più possibile che io vada avanti. Per quanto riguarda la gara, quindi, io le farò presente tutte le procedure previste obbligatoriamente dall'Agenzia Regolamentazione Trasporti, che è un'agenzia di controllo nazionale super partes, che obbliga a fare tutta una serie di procedure estremamente complesse. E questa è la ragione per la quale voi, a suo tempo, non avete fatto la gara. Primo, perché ci volevano decisioni impopolari. Due, perché era talmente complesso, ma noi oggi ce ne stiamo facendo carico. Quindi l'obiettivo è quello di non pagare un'altra penale da 5 milioni e quindi di fare di tutto per arrivare al 31 dicembre con la gara. I miracoli attrezzeremo per il futuro. Per ora stiamo facendo le cose in maniera molto seria. Chi replica? Consigliere Bori, prego. Grazie Presidente. Ma guardi Assessore, qua nessuno chiede i miracoli. Noi chiediamo di fare bene il proprio lavoro. Grazie. Partiamo da una cosa. Se si porta un'interrogazione in aula e questa interrogazione ha delle domande precise che la mia collega aveva richiesto, è quantomeno buona educazione rispondere a quelle domande. Non si può partire da una ricostruzione del tutto propagandistica, del tutto strumentale del passato, ricominciare sempre da quello, perché vi informo che voi siete a metà mandato, ok? Non siete all'inizio. Allora, in questo metà mandato ci dovete spiegare cosa avete fatto su questo tema. Ci dovete spiegare, Assessore, lei ha parlato molto a lungo, adesso ha parlato molto a lungo, ma ha una grande dote, non aver detto nulla rispetto alle risposte che venivano chieste. Quindi adesso, se permette, fa parlare gli altri. Non ha dato alcuna risposta sui temi veri, specifici, che interessano gli utenti, interessano i turisti e interessano i lavoratori che sono qui presenti perché volevano delle risposte e come non le ho sentite io, non le hanno sentite loro. Non ha detto nulla di concreto sui tagli che state apportando, non ha detto nulla, non una cifra, su quanto la Giunta Tesei, con lei assessore delegato, mette sul TPL. Ci mettete qualcosa? Oppure usate soltanto i fondi nazionali, perché quella è una partita di giro, voi non aggiungete nulla. Ad oggi, non solo i temi sollevati, la possibilità di spostamento per le persone, la possibilità di dare un servizio ai turisti, ma anche la necessità di tutelare il lavoro e i lavoratori, sono queste le questioni che avevamo portato e su cui non troviamo nessuna risposta. La situazione è molto grave, gli incontri che state facendo con i lavoratori stanno andando molto male. Se l'unica risposta che riuscite a dare è una recriminazione sul passato, guardate, questa roba vi travolgerà perché vi travolgerà con i cittadini e con i lavoratori. Mi dispiace, oggi lei ha perso una grande occasione, dopo aver rimandato più volte, avete cercato di evitare di incontrare i lavoratori, non avete risposto in aula. Lei oggi ha perso una grande occasione, che era quella di dare risposte alle persone. L'ha persa solamente per fare un comizio elettorale. Questo non è un problema per noi, che quelle domande gliele abbiamo poste e non hanno avuto risposta. È un problema per l'Umbria e per gli Umbri, purtroppo. I miracoli, guardi, non si attrezzi, faccia solo bene il suo lavoro. Grazie.